Ciao a tutte, benvenute o bentornati nel canale. Finalmente ci rivediamo, come state? Spero tutto bene. Oggi video dedicato al beauty. In questo video voglio mostrarvi i detergenti che più sto amando nel periodo. Sapete che ogni tanto mi piace ritornare facendo una carrellata dei prodotti che più amo, che più utilizzo, e siccome nel periodo estivo il primo prodotto che deve veramente far svoltare la nostra skincare sono i detergenti. Quindi, quale migliore occasione per prendere spunto o per la propria skincare col detergente più adatto? Varie tipologie di detergenti, a partire anche dalle texture diverse e a partire anche dal concept. Quindi direi di iniziare subito, ma vi ricordo, prima di iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto, di attivare le notifiche del campanello, così sarete sempre aggiornati quando io carico il video, e di seguirmi anche su Instagram e mi trovate come Manuela Rodriguez. Detto questo, direi partiamo subito dai detergenti in polvere, detergenti in gel, detergenti mousse e detergenti automussante. Il primo detergente in polvere è la polvere di Galénic. Questo detergente è una polvere finissima che a contatto con l'acqua diventa una schiuma molto morbida. Quello che mi piace di questa polvere è una polvere che contiene dell'estratto di silicio, quindi uniforma, donando luminosità, schiarisce l'incarnato e veramente, ragazze, vi pulisce perfettamente il viso. Ne basta pochissimo, dura tanto, è un nuovissimo prodotto di Galénic ed è anche molto pratico proprio da viaggio, quindi si presenta in un 40 grammi, ne basta poco e veramente esplica la sua migliore funzione la mattina perché vi purifica e vi illumina. E andiamo subito ai detergenti in gel. Tra i miei preferiti del periodo ve ne consiglio e ve ne cito due. Il primo è la vitamina C di Rocco, infatti è quasi in termine, lo devo chiedere al brand. Mi piace moltissimo, fa una schiuma delicatissima a base di agrumi, quindi anche questa fragranza molto rinfrescante, molto energizzante. Vi illumina, vi dà tono, irradia proprio l'incarnato anche con l'abbronzatura e in più agisce sull'uniformità e ovviamente macchie e discromie. Quindi mi piace moltissimo utilizzarlo perché ne basta sempre poco. I gel veramente hanno una grandissima resa, fanno una schiuma morbidissima, a volte non asciugano, ma cioè non a volte, spesso si pensa che un gel possa asciugare, invece quindi tirare, questi risultano essere molto morbidi. E poi, ragazze, con il caldo che fa, avere un viso fresco dato da un gel veramente fa la differenza anche a prima mattina quando siamo accalorate di una notte in bianco. Poi, secondo prodotto in gel è il Cool Wash di Bakel. Mi piace moltissimo questo gel, diverso da Rock, perché nasce per pulire il viso, nasce proprio per dare una sferzata di tonicità all'incarnato. È un gel che non fa molta schiuma. Bakel è un brand naturale, è un brand dove i principi attivi sono veramente molto efficaci, ed è un gel che va ad agire sull'aspetto dei pori dilatati, quindi nasce per una pelle mista, una pelle oleosa, una pelle che necessita avere un viso più pulito, però assolutamente non asciuga, non disidrata, e si può usare anche per gli occhi, si può usare anche per le labbra, però io amo utilizzarlo prettamente per il viso e veramente, ragazze, mi lascia una freschezza incredibile. Ora andiamo alle mousse. Le mousse sono quelle che voi potete utilizzare tra le mani, quindi facendo una schiuma tra le mani, oppure sui vostri apparecchi, i vostri dispositivi. Io utilizzo il Foreo e mi piacciono moltissimo. In particolar modo, in questo periodo sto utilizzando e alterno tra di loro la Mousse Capture Totale di Dior. Questa è una mousse ridensificante. Sono dei gesti già nella detergenza che vi aiutano nella vostra skincare. È un prodotto che fa innanzitutto una schiuma
ma ne basta pochissimo. Una fragranza molto deliziosa, floreale della linea di Capture e assolutamente va ad agire anche proprio contro la disidratazione, contro quei minimi segni di espressione. Mi piace moltissimo, la trovo molto morbida, una carezza e una coccola sul viso e assolutamente ve la consiglio. Come l'altra della linea di Décolleté, la linea Accio. È la linea gamma top del brand, l'antietà per eccellenza. È una mousse sotto formula di crema di una morbidezza infinita. Lascia il viso perfettamente idratato, perfettamente pulito. Non avete la sensazione che vi tira di stiramento, ma vi lascia la pelle molto luminosa, molto compatta ed è una mousse addolcente. Mi piacciono questi prodotti perché veramente ne bastano poco, hanno una massima resa e veramente durano tantissimo. Nascono per chi ama fondamentalmente sentire il sapone sul viso e quindi sono veramente eccezionali. E adesso passerei alla categoria degli auto moussant, quelli che con il push escono già schiumati. Allora, il primo prodotto che è completamente diverso da tutti gli altri è questo della linea di Sensai Absolute Silk Wash. È una mousse sotto formula di mousse per i capelli, è una spuma di quelle ragazze che quando voi l'andate ad utilizzare vi insapona il viso, è una coccola dalla fragranza meravigliosa, è un piacere, è pannosa e vi lascia questo viso perfettamente liscio, perfettamente levigato. All'inizio, se ne dosate tanto e ne mettete tanto, sembra che non vi riesca ovviamente a pulire bene. Veramente una volta dosato bene il prodotto è un piacere immenso e l'unica cosa che quando è finito voi potete ovviamente mai stare senza, ed è un prodotto che io vi consiglio ed è una novità uscita da qualche mese di Sensai. Di Auto Moussant assolutamente vi consiglio la Mousse Detox di Diego Della Palma. Questa io la faccio utilizzare anche alla mia scuola di trucco. Vi devo dire che è una mousse molto morbida, ha un estratto di agrume all'interno, quindi dona una bella verve. Nasce per anche una ragazza giovane, per chi si approccia a una skincare, per chi ama avere qualche prodotto in più e vuole provare anche questo, è un validissimo alleato di bellezza, quindi per la detergenza, senza ovviamente costare moltissimo. E assolutamente devo dire che mi ha sorpresa piacevolmente, sia quando la sono andata a provare alla scuola, ma anche quando l'ho utilizzata, perché vi devo dire la vera verità, non tutti i prodotti di detergenza di Diego mi piacciono, ma questa in particolar modo sì. Poi, altro prodotto che io amo e che da quando Natura Bissè credo di avervelo sempre detto, sempre consigliato e mai più senza, è la mousse all'ossigeno. Ma ragazze, ma che meraviglia è! Ossigeno vi schiarisce, una mousse che vi illumina, vi toglie quel grigiore, l'aspetto stanco del viso, è una mousse che vi dona tonicità e va ad agire anche sull'aspetto dei pori dilatati. Quindi l'ossigeno è un componente che c'è all'interno della linea di Natura Bissè, quindi sia con il siero sia con la crema e la maschera, che donano una verve veramente in più e riattiva l'ossigenazione del viso, quindi quando il viso è stanco, stressato, ha bisogno di un plus in più, questa linea è l'ideale. E voglio concludere con le ultime due. La prima, che è veramente quasi in termine, ma il brand me l'ha riomaggiato, è la mousse di Theology, un brand italiano con una filosofia giapponese, nasce con acido salicilico, sia la sua mousse che la sua roche. Mi piacciono moltissimo perché questa mousse vi schiarisce, vi esfolia delicatamente anche nel periodo estivo. Non è un fotosensibilizzante, ma anzi vi compatta meglio in questo momento che veramente tocchiamo il viso e ci asciughiamo tante volte e sudiamo e l'aspetto dei pori sembra veramente essere messo maggiormente in evidenza. Questo vi aiuterà tantissimo. Sempre un profumo molto delicato.
delicato, anzi direi delicatissimo, anche questo ormai per me un mai più senza dall'anno scorso. E concludo con una new entry, è una mousse di una setosità infinita ed è la mousse della linea di Ava. Ava è un brand del Mar Morto, un brand minerale, ha all'interno nel suo concept lo smoother, quindi trattiene l'idratazione nei tessuti e rielasticizza il viso. Mancava una mousse all'interno del brand e ragazze, innanzitutto il formato è molto grande, è una mousse setosa, quindi addolcente, è una mousse che veramente vi toglie quella stanchezza dal viso, donandovi un'estrema morbidezza e una coccola ed è un piacere immenso andarlo ad utilizzare. Nasce un po' per tutti i profili di pelle, una pelle anche un po' piagé, una pelle molto giovane, assolutamente è un super promosso e un consigliato. E dunque, ragazze, io spero di non avervi annoiato con tutti questi prodotti, ma ci tenevo a fare questo video perché sapete quanto per me la detergenza è un primo step fondamentale nella skincare e quindi provandone tanti, ho detto assolutamente devo dare i miei consigli alle ragazze. Era da un po' che non ci vedevamo, complice un po' veramente il lavoro incredibile, abbiamo preso una cagnolina, quindi ci ha rivoluzionato la vita a Kelly e da 10 giorni non stiamo veramente capendo niente, però Rosario la desiderava tanto, l'abbiamo presa anche per la Nina e quindi io poi vabbè, dopo l'amore per i miei gatti sono impazzita anche per lei e vi devo dire la verità, è ormai veramente un grandissimo veramente amore e ci mancava anche solo lei. Quindi, detto questo, ci tenevo a ritornare e a fare un video dedicato al beauty, dato che vi avevo lasciato con un video dedicato ai libri, che so essere, cioè so che vi è piaciuto veramente moltissimo. Quindi ritorneranno e vi mostrerò anche gli ultimi acquisti fatti. Detto questo, io vi mando un bacio, fatemi sapere quali sono stati i prodotti, quali sono i prodotti mousse che state utilizzando in questo periodo, come sempre quali mi consigliate, così chiacchieriamo anche per la community. Io vi ringrazio di essere arrivate fino ad ora e di essere state in mia compagnia. Come sempre, ci vediamo prossimamente con un nuovo video.